Sanniti, Romani, Longobardi e infine i monaci benedettini, popoli che hanno inciso sulla cultura, l'arte e la storia del Molise. Una eredità che la regione di oggi cerca di riscoprire e di capire, andando alla ricerca delle sue radici, consapevole di sapere ancora troppo poco. Per questo la Società Italiana per i Beni Culturali ha organizzato un incontro nella Sala Costituzione della provincia a Campobasso e insieme a studiosi provenienti anche dalle regioni limitrofe ha cercato di tracciare un quadro per capire qual è il filo che unisce i molisani di oggi ai sanniti di ieri. Il Volturno è il fiume più importante dell'Italia meridionale. Alle sorgenti del Volturno vi era un insediamento sannitico, l'antica Sannia, una città sannitica, Samnia, e soprattutto un insediamento benedettino che è l'abbazia di San Vincenzo a Volturno, locum ubi vocatur Samnia. E finiremo questo excursus parlando di uno degli aspetti più singolari della storia di San Vincenzo a Volturno, cioè la scoperta o l'intuizione dell'assunzione di Maria Vergine al cielo, che è sintetizzata nella cripta d'Epifanio grazie al lavoro di ricerca che fece Ambrogio Autoperto, funzionario di Pipino il Breve, insediatosi a San Vincenzo a Volturno, dove scrive il primo trattato sull'assunzione di Maria Vergine al cielo, che poi è stato recepito nelle pitture della cripta d'Epifanio qualche decennio dopo la sua vita. Una storia del passato strettamente legata ad un territorio che però è costantemente minacciato dalla modernità, o meglio da una modernizzazione selvaggia che non tiene conto delle bellezze paesaggistiche del Molise e non le rispetta. Da tempo infatti l'associazione si batte contro l'eolico che rischia di deturpare irrimediabilmente gli angoli più affascinanti della regione. Dobbiamo effettivamente difenderci da queste invasioni dissennate. Naturalmente noi associazioni di volontariato siamo in prima linea, io mi espongo, denuncio, faccio quello che devo fare insieme ad altre associazioni, però meno male che abbiamo la fortuna di avere un direttore regionale che ha così a cuore il Molise, che veramente si sta esponendo e sta facendo di tutto, e spero che avremo dei risultati.